parte del ricavato del libro andrà proprio all'associazione Proietta di Clown, altra parte invece al Diamante Azzurro, che è la scuola calcio di Raffaele Rubino, per consentire ai ragazzi più in difficoltà di poter partecipare a tutte le attività sportive. In tema di ringraziamenti vorrei chiamare un attimo il presidente con la sciarpa al collo. Passo il microfono, cosa diciamo al capitano? Stavo considerando che nelle ultime 3-4 settimane sono usciti 4 libri intorno al nostro Novara, si va da Weiss, Silvio Chiora, dal quadrilatero degli anni 20 al libro del capitano sul capitano. E questo evidentemente fa molto piacere, perché vuol dire che l'attenzione sul nostro Novara è sempre forte, quindi il ringraziamento va a autori, editori, a tutti quelli che con questo testimoniano sempre di più l'affetto della città. Questo è però il libro che tocca il cuore del tifoso intelligente, ma soprattutto di tifoso come me, volendo bene a Raffaele Rubino ormai da tanti anni, il fatto che ci sia questo libro su di lui, il suo libro, rappresenta evidentemente una grande gioia. Il nostro percorso è lungo, lo conoscete tutti, dalla sua prima venuta in quello straordinario campionato di C2, agli anni in cui ci siamo un po' persi di vista, perché lui faceva carriera, poi andava, veniva, non ho mai capito bene se era più colpa sua o più colpa nostra di esserci persi per tanto tempo, fino al ritorno definitivo a quel campionato 2007-2008, con 18 gol indimenticabili. Io ricordo quando stavamo preparando il libro del centenario, che eravamo nell'autunno del 2008, non c'era nessun argomento buono in quel momento dal punto di vista sportivo, il progetto della famiglia De Salvo non era ancora decollato, erano passati solo 2 anni dal loro arrivo, e abbiamo bisogno di trovare qualcosa che ci tenasse un po' di morale, essendo il libro del centenario. E allora il capitolo di quell'anno, si è andato a vedere il libro, si chiama Lampi di Rubino, perché era stata l'unica cosa bella, degna di essere sottolineata. Poi naturalmente di lì in avanti non possiamo dimenticare che questo signore è stato il capitano delle nostre due promozioni, è tuttora il capitano. Nel dubbio se chiamarlo Lele o Raffa, va sempre bene il capitano. Che dire, la gioia è grande di essere qui, sono molto contento di esserci riuscito. Quest'uomo ha saputo, secondo me, farsi apprezzare dal punto di vista umano per il suo inserimento nella città, tutti gli vogliono bene, l'altro giorno parlandomi di Bari e di Novara, sul progetto proprio della scuola calcio, diceva noi qui, riferendosi a Novara, e questo mi ha fatto molto piacere perché abbiamo sottolineato che voleva dire che lui si considera di qui ormai. E poi perché dal punto di vista sportivo si ha dato tutte le gioie che sappiamo, facendosi sempre trovare pronto da grande professionista in tutti i momenti e facendoci godere momenti indimenticabili. C'è solo un colpo di testa che io sono contento che lui non abbia vinto, un solo contrasto di testa, ci pensavo venendo qui. C'è un crollo di geniti a un certo punto, con Attilio Tesser che dice crossa a geniti. Il filmato andatelo poi a vedere, presto capirete qual è. Questo gol di Gemiti parte, il difensore salta un po' meglio di lui e prende la palla esce dall'area, ma c'è Marco Rigoni, è il 5 giugno del 2001, ecco lì è l'unico colpo di testa che lui non ha preso, ma che gli abbiamo perdonato per quello che è successo. Grazie davvero a tutti voi, solo ancora una cosa. Adesso mancano questi 3 gol, di cui ogni tanto parliamo, ma stasera credo che sia il caso di ricordare che 3 gol o non 3 gol, nella storia del Novara, lui c'è. Grazie Emanuele, effettivamente è andata così, vedo che oggi ci sono qui alcuni dei protagonisti che con me hanno provato a ripercorrere i 10 anni di storia di Raffaele Novara, ricostruendo quello che è stato un suo ritratto, disegnandolo dall'esterno, perché penso sempre che insomma, il ritratto più bello sia quello costruito dalle persone che stanno attorno al protagonista di una storia, come in questo caso è Raffaele. Io vorrei tanto avere qui al mio fianco in questo momento un tifoso speciale,
Senti Paolo, ti va di ripercorrere un pochino quello che ci siamo detti in quella chiacchierata che poi insomma abbiamo provato a mettere per iscritto nel libro? Ti ricordi che tu di Raffaele, insomma, tu l'hai vissuto dal primo momento, continui a viverlo ancora adesso? I ricordi sono tanti, perché sono tanti gli aneddoti da ricordare. Sicuramente quello che viene in mente in quel noir, perché lo contestualizziamo in un ambiente in cui sicuramente non c'era un progetto come quello di oggi, erano i rapporti personali, le vicende all'interno dello spogliatoio, il piacere sicuramente di stare insieme. Infatti, da qui è nata anche un'amicizia tra noi, tra le nostre famiglie, tanti ricordi sul campo. Quello che mi viene in mente, forse ne abbiamo anche citato all'interno del libro, era un'immagine di una foto mia, di Raffa e Palompo abbracciati dopo un gol. Questo è per me, ma sicuramente sembra che è morto, sembra che è morto il segno di quel periodo del Noir, che sotto il profilo dei risultati non era ancora il Noir che abbiamo visto in questi ultimi anni. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre su quell'aneddoto che tu hai raccontato, ti va di raccontarci colazione di qualcosa? Sì. Ovviamente presenti un libro, un'azione con palla che passa dalla difesa al centrocampo, io prendo palla, do a Palumbo che mi lancia sulla fascia, cross e Raffaele in mezzo all'aria, una di quelle palle che sicuramente Raffa non lascia ai difensori, e insacca di testa. Questo era una delle tante azioni di quel Noir, di quel periodo, che finivano sempre con un po' di testa di Raffaele. Sì. Mi preoccupa un attimo il vestito di Raffa, siete riusciti a farlo un giacca e cravatta? Sì. Mi sa mi devo preoccupare per... Era per il futuro. Per il futuro. Con un secondo, perché tu hai detto tanti chilometri, no? E avevo avuto in mente un passo del libro che vorrei leggere molto brevemente, ma è significativo e capirete subito il perché. Dunque, lo troviamo, lo so, ho messo i segni in modo da trovarli subito, ma non ce la faccio. Allora, imprevedibile e genuino, papà, che è qui con noi, non ha mai posto limiti al suo affetto. Ricordo bene come, dall'interregionale fino alle soglie della Serie A, si presentasse a casa, così, di punto in bianco. Il telefono squilla. Pronto, Raffaele? Sono papà. Hai fatto colazione? Scendi giù che ci prendiamo un caffè. Brescello, Sesto San Giovanni, Novara, Siena, Torino, Salerno. Non c'è ostacolo che lo fermi. Da buon ferroviere prende il suo treno a qualunque ora del giorno e della notte e si presenta sotto casa. Nel post partita la vera sfida. Evitare che facesse due chiacchiere di persona con il mister. Bel problema. Motivo di feroci litigi, dei musi lunghi durati mesi interi. Toccava a mia madre Vittoria ricucire le rotture, smussare gli spigoli e portare pazienza. Tanta pazienza. E Giovanni è qui con noi, momento caramba della sala. E dopo l'esperienza a Brescello, dopo quella alla Prosesto, arrivi a Novara, no? Entri per la prima volta al Silvio Piola, e di questo è raccontato nel libro, un incontro fin da subito con un personaggio particolare, ad esempio che è Luciano Re. Sì, non mi aspettavo subito l'impatto, io che cosa, però una persona che ricordo con molto piacere è il nostro magazziniere Luciano Re, una persona magari che non tutti conoscono, ma una disponibilità unica, si faceva aiutare da sua moglie in magazzino per sistemare al meglio. Uscivano i calzettoni, dice. Ho dovuto dire, quegli anni lì, Novara era una città un punto di domanda, non si sapeva che percorso potesse seguire, però per far sì che le cose andassero nel migliore dei modi, la gente, o
come Luciano e altri che davano il massimo perché le cose tornassero. Dove è vero, il primo giorno ci è arrivato a Novara e non capivo effettivamente i colori sociali quali fossero. C'erano tante sfumature d'azzurro, sì. Avevo calzettoni, pantaloncini e maglietta che non assomigliavano ai propri colori di origine, quindi non ero un po' disorientato, però entrare nello stadio mi ha dato una bella sensazione, perché uno stadio di calcio, Silvio Pio è uno stadio vero fatto per giocare a calcio, senza pista, col contatto con la gente, con senti la passione vicino, non erano anni particolarmente belli per la categoria, però quelle persone che c'erano si sentivano, quindi per la categoria del campionato che si affrontava, per noi era qualcosa di importante. Niente, io ho cominciato a guardare di telefonate fino a che, se fammi fare tu, non c'entra niente, io devo parlare con chi deve fare il mercato, stai tranquillo che ti viene a prendere, e quello è finito. Senti, da allora sei diventato insomma un coprotagonista effettivamente, tu con il medico Giorgio Fortina, che era qui ma purtroppo è dovuto andare via per impegni di lavoro, accompagnate praticamente, siete diventati una specie di coppia di stalker, ecco, vi trovate appena segna Raffaele, dopo 3 secondi siete sul campo attorno a lui, anche con qualche maglietta speciale ogni tanto. Sì, perché avendo avuto a che fare, comunque avendo ancora a che fare con un personaggio che chi lo vive nello spogliatoio sa che tipo di personaggio sia, la sua cordialità, la sua simpatia, le sue stupidate che tira in barese quando quelle cose non vanno bene o quando vanno bene, fa sì che comunque il legame negli anni si sia comunque rinforzato, sia con lui, con suo padre, sua moglie. Vi racconto solo che in aeroporto non volevano farmi portare al nord le mozzarelle di bufala che suo papà mi aveva preso, i finanzieri volevano farmi buttare via l'acqua dalle mozzarelle perché era impossibile imbarcare in aereo, ad un certo punto mi sono trovato in aereo con le mozzarelle imbarcate senza nessun tipo di problema. La forza che hanno i Rubino dalle loro parti credo che sia impressionante. Hanno segnato la mia vita con questa maglia, quello che ho fatto con questa maglia. Una giornata logicamente è particolare per me, magari non lo sarà, non sarà stato per alcuni compagni di squadra o di passaggio che non mi conoscevano da molto tempo, che non vivevano come me questa passione. Però qui c'è più di un mio compagno di squadra che sa quanto ho sofferto quell'anno, quanto ho patito e quanta voglia avessi per raggiungere quell'obiettivo. Infatti tu hai visto quelle lacrime agli occhi. Sì. La prima volta forse mentre esultavo. Mentre esultavo sì. Ho pianto solo quando abbiamo vinto i 2 campionati consecutivi e l'unica volta che per il gol del record. Anche perché ho aspettato mesi per riuscire a giocare, forse la mia prima partita in casa, dopo non so, forse 13 secondi consecutive, e avevo raccolto talmente tanta energia e non vedevo l'ora di sprigionarla come l'unica cosa che so fare al meglio, anche se mi dite ma l'assist me l'ha fatto lui, no? Il giocatore buffo che in fondo là, che ha il cappello, ma poi lo chiamiamo, lui pensa di scamparla, ma non ce la farà. Però mi ha regalato più di una gioia, ma per me è una gioia indescrivibile, e alla fine di quel gesto, di quell'esultanza, mi sono ritrovato, non so come ha fatto i 100 metri in quanti secondi, sono trovato lì davanti a esultare con me con una maglia che poi mi hanno giudicato da pellaio, perché da poveraccio, perché era una semplice maglia fatta con un pennarello, ma come ho detto a me piaceva che fosse così. Una cosa semplice che durava un percorso lunghissimo, non di quelle stilografate a macchina, stampate, perché mi rappresentavano dalla C2 alla Serie A, un percorso lunghissimo. Avevo bisogno di qualcosa che fosse abbastanza semplice, che tutti potessero ricordare e apprezzare, perché è l'unica persona che potevo chiedere questo piacere,
non becca la munizione shocker. Lorenzo e Giorgio Fortina non c'è, e più di una volta si sono sacrificati per me in queste circostanze. Ecco. Ti ho detto vari passaggi, giusto per far capire, leggi anche quello che ho scritto su di me, perché un pochino... Contacela tu. Incarna quello che è Raffaele per me. Tutte le società serie importanti hanno un nuovo simbolo nella storia, Piero, che se n'è andato. Comunque reincarnano in un loro giocatore la persona che rispecchia lo stile, il modello che vuole esprimere questa società. Io credo che Raffaele sia per rinnovare questo giocatore che per stile, per educazione, per modi e per gol ha fatto e farà, quindi vorremmo a fare questi tre benedetti gol a scrivere un'altra pagina di storia. Anche perché vi scambiate gli assist, Raffaele, lui ti ha fatto fare quello in Serie A del record, tu gli hai fatto fare quello con la regina, come ricordava prima il presidente a Cornelio. L'unico colpo di testa che hai sbagliato e gli abbiamo insultato tutti tantissimo. No, ma ha rischiato il grosso, perché io sì, ho riballato quella palla che poi è arrivata a tenerci di lui. Quando l'ho visto arrivare sul pallone, cosa stai facendo? Ma... Grazie. 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 Graz